Ciao a tutti ragazzi, Zeffi qui con un nuovo video della serie Chiusi in casa e oggi ci andiamo a vedere una partita competitiva giocata tra Fnatic e Rogue proprio questa settimana. Come noterete dall'ambientazione, i giocatori giocano da casa a causa coronavirus, però a tutti gli effetti non cambia molto per noi che vediamo da fuori, quindi la partita sarà comunque identica a quelle giocate in LEC. Prima di partire con l'analisi, ho un paio di domande per voi. La prima è: come sta andando questa quarantena e come state passando le vostre giornate? La seconda è: cosa vorreste vedere come partite competitive, dato che avremo parecchio tempo a quanto pare per guardarcene assieme. A me piacerebbe portarvi un po' di Corea, però se avete dei team preferiti fatemelo sapere nei commenti. Benissimo, iniziamo subito con il parlare al volo della draft. Come l'altra volta non vi farò un'analisi troppo approfondita, ma parleremo delle cose principali da tenere d'occhio all'interno della partita. E questo game è molto molto interessante per una serie di motivi che andremo a vedere. Primo motivo: analizziamo le draft, vediamo come Fnatic e Rogue abbiano entrambi molto scaling all'interno delle loro composizioni. Abbiamo Ezreal, Cassiopeia nel lato di Fnatic, più un Ornn che, come sappiamo, nei livelli più alti inizia anche a potenziare gli oggetti dei propri alleati. Sull'altro lato abbiamo una Xayah, abbiamo Vladimir, abbiamo Viktor, quindi due maghi che scalano molto bene nel late game, più una di carry da critico. Di conseguenza, entrambe le squadre hanno sicuramente intenzione di andare più avanti in partita. Una delle grosse differenze che notiamo è che il team di Fnatic ha una frontline molto molto accettabile, hanno un main tank e hanno due altri melee abbastanza resistenti che possono guadagnare tempo. Sul lato invece dei Rogue hanno un Rakan che ingaggia molto bene, però non è per niente tankoso, quindi non può assorbire danni. Lee Sin, che come sapete è piuttosto squishy anche se inizia a buildare qualche oggettino un po' più difensivo in late game. E poi c'è Vladimir, anche lui guadagna parecchio tempo e riesce a recuperare un po' di HP. Chiaramente Fnatic dovrebbe buildare a riduzione cuore, di conseguenza non ne recupererà poi così tanti. E di conseguenza la comp di Rogue ha tanto danno ma non ha una frontline, il che dà un vantaggio di teamfight a Fnatic. Se guardiamo un'altra cosa interessante, le lane, come sono state draftate per Fnatic, hanno numerosi vantaggi. Prendo un attimo la mappa così lo vediamo al volo assieme. Allora, bot, per chi non conosce questo matchup, Xayah Rakan è sicuramente un'ottima duo, però fanno molta fatica ad ingaggiare Ezreal e molta fatica ad ingaggiare Sett. Infatti Sett è un support in questa situazione. È un po' una specialità, soprattutto in questo matchup, dove può tranquillamente disingaggiare qualunque tentativo di engage da parte di Rakan e addirittura controingaggiarlo, quindi nel momento in cui Rakan salta addosso a loro, lui attiva la sua W e risponde molto molto bene a quello che è il tentativo di playstyle tradizionale di Rakan. E di conseguenza bot Fnatic hanno un matchup vincente. Per quanto riguarda le solo lane, abbiamo Cassiopeia e Ornn contro Vlad e Viktor. Non sappiamo ancora dove ciascuno di loro vada. Vi dico subito che Bwipo giocherà Ornn e che Cassiopeia sarà giocata da Nemesis. La cosa da considerare tuttavia è che Ornn in entrambi i matchup prende un po' di pizze, però farma tranquillo e non perde la torre, quindi può andare tranquillamente contro entrambi. Invece Cassiopeia ha un matchup molto buono contro Vlad e soffre un po' di più Viktor. Di conseguenza, se Fnatic riescono a mettere Cassio contro Vladimir, si trovano in una posizione davvero molto molto buona. Entriamo subito in partita, vediamo un tentativo di invade da parte di Rogue, che però viene annullato verso la fine. Vanno inizialmente a partire dal red buff. Vedremo anche come si muove Gragas, che in questo caso ha investito il proprio trinket giallo. È andato in base, ha cambiato e ha preso il trinket rosso, una cosa molto comune per i jungler che vogliono utilizzare il trinket rosso durante la laning phase, tanto il primo cooldown non è molto utile visto che stanno clearando la giungla e quindi possono usare una ward proprio in questa posizione che vediamo qui per evitare che Lee Sin faccia un gank molto rapido dopo il red o addirittura che invada il blue buff di Gragas. In questo momento vediamo come si dispongono le lane e vediamo proprio Cassiopeia che decide di andare top nel momento in cui vogliamo appunto avere questo tipo di matchup. Torna un attimo indietro, lascia una ward che le viene probabilmente chiamata da self-made perché in questo modo Lee Sin non può invadere il blue buff di Gragas, quindi Gragas non è in pericolo per quanto riguarda il suo buff. Se Lee Sin lo invadesse, Gragas probabilmente andrebbe a fare una laning phase in verticale dove va a portare via il blue buff di Lee Sin e in base a quanto tempo Lee Sin ci mette ad uscire dalla giungla, porta via magari anche il Gromp e il Lupi per non rimanere troppo indietro.
Matchup in midlane abbiamo Viktor contro Ornn, e Ornn in questo matchup semplicemente vuole farmare, non vuole fare troppe cose, può eventualmente setupare dei gank per Gragas, anche se probabilmente il 2v2 non è proprio una cosa che vogliono fare, più probabilmente lo vedremo semplicemente farmare. Qua vediamo un tentativo di Rakan di fare un engage subito prima di fare il livello 2, addirittura Hansama ha preso un po' più di XP rispetto a Vander, quindi non prende il livello 2 durante quel trade, e abbiamo visto già una risposta da parte di Ilesang con la W. A questo punto la wave in mid sta pushando verso Viktor piano piano, quindi Ornn a breve avrà priorità, ma sarà anche gankabile. Tuttavia non è particolarmente facile da uccidere per Viktor e Sinn, non hanno molti controlli e non hanno molto danno sostenuto, quindi Ornn non dovrebbe sentirsi troppo in pericolo. Intanto in tutto questo vediamo Cassio in top che se la farma tranquilla. Da notare l'oggetto che ha scelto Vladimir, ha detto ok, questa laning phase probabilmente farmo e basta, mi prendo il Kal, vado avanti di economia, anche se non mi dà statistiche particolarmente buone durante la laning phase. Qui abbiamo il primo gank da parte di Selfmade, dove il Lee Sang parte subito con un flash A per cercare di prendere Hansama, e Vander fa davvero un ottimo lavoro per cercare di guadagnare tempo su Selfmade. Questo permette ad Ansama di sfruttare la nuova zona in bot per passare attorno al pericolo, e nel momento in cui arriva Lee Sin, il gank viene, diciamo, annullato. Tuttavia questo permette alla botlane di Fnatic di prendere il push che sul livello 1 hanno fatto fatica a prendere, proprio perché Xayah e Rakan hanno davvero un push molto, molto molto forte ai primi livelli. E di conseguenza non solo si conquistano il push in bot per cercare di gestire il matchup come vogliono, ma soprattutto hanno priorità per prendere Giorgio, possono mettere visione nella giungla nemica, addirittura usare il bulbo nemico, e qua vediamo Selfmade che dà una mano a lui a pushare per ottenere insta-prio e potersi muovere assieme verso bot side. Infatti qua vediamo Lee Sin che gioca molto aggressivo, sanno che Lee Sin è in zona, però sanno anche di avere la priorità nel fiume, quindi se Lee Sin forza qualcosa, questo diventa molto rapidamente un 4v3, con Larsen che non ha mana, anche se teleportasse bot non sarebbe utile, quindi cercano un momento per andare in vantaggio. Uno dei motivi per cui ho scelto di farvi vedere questa partita è per il quantitativo di rotazioni da parte di Fnatic. Qua vediamo un gank di Lee Sin una volta che vede Selfmade in mid. E questo tentativo purtroppo va a vuoto, scappa davvero con pochi HP il Lee Sin alla fine, e in tutto questo c'è anche un TP da parte di Nemesis per cercare di girare questa situazione. E vediamo anche Bwipo che si muove verso la bot, ruota attraverso la giungla nemica, anche lui piuttosto sfortunato, non riesce a chiudere nessuna kill, quindi tutti i rogue si salvano e riescono a andare in base. Tuttavia guardate la mappa, allora in questo momento Cassiopeia dopo il TP va in top lane a recuperare il farm, Ornn investe il proprio TP per tornare mid e prendere ulteriore farm, la bot lane recalla dopo aver schiantato la wave, quindi qua riassegnano le lane nel modo corretto. E Larsen ne approfitta per ruotare verso top, quindi avere il matchup che è un pochino migliore per lui e lasciare Vladimir in una situazione dove può tranquillamente farmare contro Ornn senza avere problemi di una Cassio davanti. In tutto questo abbiamo anche un drago infernale, quindi dobbiamo fare attenzione anche a questo obiettivo, che sarà sicuramente contestato da parte dei due team. Vediamo Gragas che si muove verso topside, quindi prende controllo del fiume dove c'è un Giorgio. È individuato dalla ward che ha lasciato poco fa Larsen, in più c'è una control ward nel fiume, proprio quella che vediamo adesso, e quindi Lee Sin istantaneamente, appena vede Gragas, sa di poter iniziare il drago. La risposta di Fnatic è prendere il push sulla mid, dove la wave era già in rimbalzo, e ruotare verso il drago, e così Lee Sin è costretto ad abbandonarlo, proprio perché anche la bot ha questo matchup molto vincente. Notare anche la build di Reckless, non è andato goccia subito, ma è andato per lo Shin per avere più potere subito. In una lane dove Ezreal può giocare aggressivo è sicuramente molto vantaggioso. E qua vediamo proprio la rotazione di Ornn verso bot che cerca di forzare, di nuovo non si prendono una kill, ma negano tantissimo farm alla botlane nemica, tutte esperienze gold che vanno persi, placche gratuite per Reckless che in questo caso, oltre al trade che ha fatto poco fa, non ha dovuto fare nulla per cacciare i nemici dalla torre.
E notare anche come si è mossa Cassio, perché Cassio, dopo aver pushato la top, ha ruotato mid per avere il matchup contro Vladimir. E Ornn, dopo aver finito questo gank, va in base e ruota verso la top per andare ad assorbire il farm. Quindi non hanno praticamente perso minion, hanno negato un sacco di farm ai nemici in bot, hanno dato un vantaggio a Rekkles che già se lo stava costruendo piano piano. E notate questa wave in top, dove quando arriva Bwipo c'è tutta la wave e la può farmare tranquillamente. In più Cassio adesso gioca contro Vlad, quindi di nuovo abbiamo questo matchup che stavano cercando di forzare. Un'altra cosa da notare, finché Viktor è top, non ha il TP. Vlad è quello che ha il TP a disposizione in questo momento, quindi finché, diciamo, Viktor era in quella zona, andare per il drago sarebbe stato un po' più difficile per i Rogue. Adesso, di nuovo, assegnano nuovamente le lane come vorrebbero i Rogue. Cassiopeia ha tempo di andare a prendere il blue buff dopo aver pushato. E a questo punto abbiamo anche il Rift Herald che sta spawnando, quindi un nuovo obiettivo da contestare, per il quale giocare. Fnatic hanno la prima sulla top, hanno Gragas già in zona, hanno già un buon controllo di questo fiume, se guardate anche le control ward, e di conseguenza si sentono in una posizione dove possono iniziare il Rift Herald. Lee Sin è in giungla red, qua vediamo un Nemesis che forse gioca un po' troppo aggressivo perché sta pushando nel momento in cui il suo Gragas è impegnato con l'Herald, quindi pushare va bene, ma fightare col nemico lo mette in una posizione di pericolo. Infatti vediamo Gragas che è costretto a pullare l'Herald indietro. Nemesis di sicuro qua morirà, non ha più modo di salvarsi o di outplayare nel momento in cui manca la ulti, e questo addirittura mette in pericolo il Rift Herald. Selfmade riesce a smitarlo, però era comunque una situazione molto molto pericolosa, proprio perché Nemesis ha giocato iperaggressivo senza considerare la possibile rotazione da parte dei nemici e il possibile gank verso di lui. Qua Vlad è costretto ad usare il TP perché in tutto questo Bwipo era mid e stava pushando, quindi ha negato ulteriore farm ai nemici e è riuscito a prendersi una prima placca. Di conseguenza qualcuno deve rispondere in fretta per evitare che la torre mid vada troppo bassa. Botlane abbiamo il recall da parte di Ezreal, quindi anche lui si prende la goccia finalmente, quindi può iniziare ad accumularla. Lo Shin come primo oggetto lo mette leggermente indietro sul suo power spike, quindi ci metterà un po' di più a staccare la goccia, però come abbiamo visto in bot ha dato un sacco di vantaggi, la torre bot è molto ammorbidita a questo punto. E parlando di nuovo di rotazioni, abbiamo di nuovo Cassio in top che sta pushando, abbiamo Ornn in mid che sta assorbendo la wave da parte di Vlad, e anche Vandar che era venuto attorno alla mid per coprire un attimo Vlad mentre pushava, e soprattutto per eventualmente controllare la visione, togliere delle control al fiume e così via. Cassiopeia va a mettere visione nel fiume top, quindi il fiume top è totalmente in controllo Fnatic. Il fiume bot invece è da contestare, entrambi i team possono ottenere il controllo. Considerando il matchup che c'è in bot e la build di Xayah che è ancora molto debole al momento, non ha ancora preso una BF, questa è una zona piuttosto semplice da controllare per Fnatic. Qua vediamo Inspired che riesce a prendere una control e mettere la sua, dato che al momento aveva Prio sulla mid, aveva Finn che poteva ruotare per primo verso di lui, e qua Finn vuole semplicemente cercare di tenere la priorità su Bwipo, che non ha nemmeno mana, quindi Bwipo fa un po' fatica ad essere utile in questa situazione. In top abbiamo Viktor e Cassio, chiaramente Viktor è un matchup leggermente migliore in questo caso, quindi può farmare un pochino di più. E di nuovo vediamo come ogni volta che Vandar cerca di ingaggiare, la risposta di Ezreal e di Sett sia molto molto pulita. Non c'è un opening per Vandar, di conseguenza devono in qualche modo inventare diciamo, devono inventare qualcos'altro, magari tramite un gank o qualcosa di simile, se no questo Ezreal continua a scalare tranquillo e arriverà allo spike molto molto tranquillo. Qua Selfmade è leggermente fuori posizione, nel senso che Bwipo non era in lane, è dovuto andare in base per recuperare il mana, e di conseguenza è costretto ad abbandonare nuovamente il fiume. Tuttavia, qua vediamo un errore da parte di Finn che si avvicina un po' troppo al muretto, e di conseguenza quando Bwipo lo ingaggia si sente costretto ad usare la W. Non aveva il flash per quello che è successo prima, e di conseguenza qua la ulti di Bwipo è praticamente immancabile,
E Seth Knight e Weepo vanno diretti a pushare la torre, mi danno anche l'era per buttare giù le ultime placche. Victor decide di teleportare, c'è un dissing alle spalle di Gragas, Gragas è costretta a flashare subito via e cercare un disengage. In tutto questo Nemesis non sta teleportando anche se ha il TP up, e questo è un errore piuttosto grave perché teleporta molto molto tardi dopo aver assorbito la wave, e quindi il suo TP è a tutti gli effetti completamente inutile. Sarebbe stato meglio rimanere top e cercare di pushare e eventualmente teleportare se proprio ce n'era bisogno. Quindi forse una mancata comunicazione, forse Nemesis che si addormenta un pochino, però una giocata non eccezionale. Tuttavia, dopo aver pushato la mid, cosa fanno i due solo laner di Fnatic? Si spostano verso bot, ruotano sapendo che Larsen non ha più mana, che Lee Sin non ha chi, che è stato cacciato in un certo senso verso la sua giungla topside, e quindi semplicemente andando verso Rek'Sai gli permettono di prendere le ultime due placche, e nuovamente senza colpire loro la torre lasciano che sia Rek'Sai a prenderla e si muovono attraverso la giungla per impedire che i nemici difendano la bot. Quindi qua abbiamo un enorme vantaggio per la botlane di Rek'Sai, che non solo ha 30 CS in più, ma addirittura ha 5 placche accumulate. Qua rivediamo l'engage su Finn, qua era piuttosto, diciamo, normale come engage da parte di Weepo, sicuramente bravo a realizzare quello che sta sbagliando il nemico, e con Selfmade nei paraggi non ha nemmeno paura di Lee Sin, quindi può tranquillamente andare per la giocata. Qua vediamo il TP, qua vediamo Cassio che ha il TP a disposizione però non reagisce, questo costa la vita di Selfmade e probabilmente anche la torre mid, nel senso non riescono a prendere la torre mid su questa giocata. E niente, l'Herald comunque ha fatto il suo lavoro e la torre mid l'hanno potuta comunque prendere poco dopo, soprattutto con questa rotazione di Ezreal in generale della bot in mid, dove il lavoro che hanno fatto bot adesso lo portano in altre lane, buttano giù le torri piano piano e così via. Lee Sin è in top, Cassiopeia in questo momento deve giocare semplicemente difensiva, il proprio team sta tenendo il drago in una zona che controlla completamente. Qua prendo la penna, vi mostro questa cosa, dato che la torre mid e la torre bot sono cadute, il fiume in bot appartiene completamente a Fnatic, considerando anche gli oggetti che hanno comprato, e di conseguenza non è un drago contestabile per Rogue, che cerca di fare una giocata sull'altro lato, sposta Lee Sin in top per un potenziale gank su Nemesis, anche Vandar lo segue con Rakan, e c'è un Riftaral che sta per spawnare a breve, quindi sarà questa la zona contesa. Qua vediamo un facecheck piuttosto brutto da parte di Illisa, questa era una zona controllata da Rogue fino a poco fa, e Fnatic non ottiene la visione nel modo corretto. Come sapete bisogna prima pushare le wave, poi gruppare, eventualmente usare skillshot nei cespugli, però nel momento in cui si vedono i nemici che farmano sotto torre si sa che la giungla è un po' più aperta e più vuota, quindi è facile mettere il musino di Illisa all'interno dei cespugli. In questo momento quello che fanno Rogue è insistere sul topside dopo la kill su Illisa, quindi sanno di essere un po' più forti per un po' di tempo. E qua Fnatic ha le idee un po' confuse, non sa se difendere questa torre oppure no, c'è una mezza ulti di Nemesis che cerca di fare qualcosa, però è piuttosto difficile in un 2v3 con la torre così bassa riuscire a fare qualcosa, infatti sono costretti ad aspettare che il proprio team arrivi. Quando il team arriva c'è un bel casco da parte di Selfmade che manda Vandar in una posizione scomoda, e qua riescono praticamente a chiudere Vandar, cerca di fare flash W alla fine, ma c'era anche Rek'Sai che stava arrivando. Notare anche la rotazione di Rek'Sai che dopo aver pushato la mid si sposta verso top per aiutare il team nel fight e gli permette di siegeare quest'ultima torre, quindi prenderà anche questi gold qua mentre il suo team sta facendo l'Herald. Quindi questo è un early game davvero molto interessante da parte di Fnatic, perché hanno ottenuto due Herald, considerando che anche questo lo possono prendere piuttosto facilmente. Tutte e tre le torri esterne hanno anche il drago, quindi possono iniziare a snowballare le stack di drago per arrivare all'anima in fretta. E la cosa principale da notare è che hanno addirittura meno kill dei Rogue, e questo è un trend che diciamo rimarrà per tutto quanto l'early game, dove vedremo Fnatic giocare di rotazioni, giocare di macro, senza lasciare, diciamo, niente ai nemici anche quando si ritrovano a morire, e riescono soprattutto ad ottenere tutti questi vantaggi pur senza fare delle kill sui nemici, perché a tutti gli effetti gli avversari hanno giocato in maniera piuttosto safe quando erano in pericolo. Nella maggior parte dei casi sono riusciti a disingaggiare, questa è una delle poche kill che abbiamo visto fare a Fnatic in questo early game, e di conseguenza qui abbiamo proprio una situazione dove
Il macrogame e gli obiettivi valgono molto di più rispetto alle kill, che è un consiglio che vi do anche per le vostre solo queue. Cercate di lavorare per prendere obiettivi, perché sono questi che vi fanno vincere le partite. Le kill sono solamente uno strumento e un mezzo per ottenere il risultato che volete. Perfetto, torniamo a parlare della partita. Siamo a 3 torri a 1, abbiamo visto cadere la torre in top, quindi è l'unico piccolo vantaggio che Rogue sono riusciti a creare sulla mappa. Abbiamo il Rift Herald nelle mani di Selfmade, quindi vorranno usarlo per buttare giù una torre o quantomeno fare una testata. Se riescono a trovare una bella occasione di fare delle kill, potrebbero addirittura prendersi due torri con il Rift Herald e magari aprire la base nemica. In questo momento tuttavia stanno giocando entrambi i team verso botside semplicemente perché il drago è il prossimo obiettivo che sta per spawnare. Siamo ancora lontani dal Baron e quindi è molto importante cercare per Fnatic di assicurare anche questo cloud e per Rogue impedire che il cloud vada nelle mani di Fnatic. Qua vediamo un engage da parte di Bwipo su Finn, però noterete come questi trade saranno molto molto equilibrati tra virgolette, nel senso che Finn non fa molto danno a Bwipo e Bwipo in risposta non può combattere il sustain del nemico. Qua vediamo una giocata carina da parte di Rogue che si aspettano qualcuno in quella zona, vogliono o prendere Nemesis oppure prendere Illisang che stava guardando questa zona. Saltano tutti assieme nel cespuglio, tuttavia la ulti di Cassio è molto reattiva e riesce praticamente a girare questo fight in un 1x1, quindi non un vantaggio guadagnato necessariamente da qualcuno dei due. Forse il vantaggio addirittura potremmo darlo alle mani di Fnatic, perché Illisang aveva già guardato dove Vandar aveva tutte le ward, quindi nel momento in cui Vandar muore non ha potuto mettere visione. E qua rivediamo la visione da parte di Rogue, che sanno che c'è un nemico in questa zona. Saltano tutte assieme, però guardate la reazione di Nemesis. Appena vede questa cosa fa un bellissimo stun ad area e riescono a girarla almeno tra ad area l'uno per uno. Quasi il 2x1 però Inspire dà ancora la W per saltare oltre il muro, quindi termina in un diciamo niente di fatto. Prima di vedere il prossimo fight, mentre la visione viene clearata e il drago viene concesso da parte di Rogue, che non si sentono in una posizione dove poterlo fightare, volevo parlare un po' di più delle team composition, perché abbiamo detto laning phase in favore di Fnatic, late game team fight in favore di Fnatic, e quindi qua i Rogue si trovano in una posizione scomoda dove non hanno una win condition particolarmente facile da utilizzare. Principalmente hanno due modi di vincere questa partita: o riuscire a fare dei pick, quindi utilizzare l'engage di Rakan, il burst degli altri campioni che possono seguirlo, magari un kick di Lee Sin per uccidere un nemico isolato. L'altra cosa che possono fare è cercare di vincere dei split push, quindi quando sia Vlad che Viktor diventano abbastanza grossi, possono iniziare a prendere strutture contro principalmente Bwipo, però anche Nemesis nel matchup contro Viktor, e di conseguenza potrebbero avere anche questa opzione qui. Qua vediamo un'altra specialità dei Rogue dove Finn rimane nascosto nel cespuglio alle spalle dei nemici. La testata dell'Herald viene comunque fatta, qua Finn prova a fare questo engage. Arriva anche Inspired che cerca di calciare Nemesis, ma c'è un buon flash da parte sua. E in questo momento arriva anche il TP di Ornn, però arriva davvero molto tardi e deve aspettare un bel po' prima di fare l'engage. Riescono comunque a chiudere due dei Rogue che prendono una strada piuttosto strana per ritirarsi, non vanno nella loro zona safe ma vanno dritti in bocca a Reckless e company, quindi una kill sicuramente recuperata volentieri da parte di Fnatic, però a livello di conteggio delle kill siamo ancora in favore di Rogue, tuttavia il controllo di mappa è completo nelle mani di Fnatic che hanno preso un'ulteriore torre, hanno pushato la wave bot, hanno pushato la wave mid, questo dà anche un po' di tempo a Reckless sulla tier 2 mid, e di conseguenza qua vediamo proprio come il fight, nonostante fosse un 1x1, è stato vinto da Fnatic. Non è una vittoria morale, ma è una vittoria, diciamo proprio a livello di controllo di mappa, a livello di chi è più forte sulla mappa in quel momento. Qua rivediamo l'engage di Finn che non è pulitissimo, in più se avete notato Nemesis si ulta alle spalle proprio per principalmente un errore di mouse perché non ha fatto ulti flash, che potrebbe essere una meccanica scomoda in questa situazione. Lui ha proprio fatto flash ulti ma non aveva il cursore nel posto giusto, e dato che Nemesis non muore in fretta questo costringe il team di Rogue a estendere ancora di più. Fnatic è lontano e
Lui poi aspetta un attimino prima di ingaggiare, vede i tuoi nemici in una posizione scomoda, di fianco ad un muro, quindi quella diventa la sua ulti. Addirittura qua stavano per fare anche una kill su Hansama, però riesce tramite ulti e Diala a salvarsi abbastanza facilmente. Perfetto, a questo punto abbiamo due draghi per Fnatic più l'Ocean Drake che sta per spawnare. È una mappa Ocean, quindi sono sicuramente molto contenti. Per chi non lo sapesse, l'anima di Ocean è davvero molto molto potente. L'altra cosa da considerare di questa mappa è che ci sono molti più cespugli, vuol dire che finché Rogue hanno controllo della propria giungla, aggredire la giungla da parte di Fnatic è difficile, perché come abbiamo detto i Rogue possono piccare abbastanza bene Fnatic quando facecheckano. Nel momento in cui Fnatic prende la giungla nemica, Rogue sono spacciati perché a loro volta dovranno andare a facecheckare la propria giungla e questo renderà molto facile gli engage per Fnatic, considerando anche che hanno dei belli engage ad area, hanno la ulti di Ornn, hanno la ulti di Gragas, quindi hanno dei modi di forzare facilmente all'interno della giungla. Infatti se Fnatic qua riesce a prendere controllo della giungla nemica, la partita andrà sicuramente in favore loro molto rapidamente. Infatti vediamo i Rogue che cercano di pattugliare questa zona, lasciare qualche ward. Puntualmente Fnatic negano la visione investita da parte di Rogue per cercare di creare una zona d'ombra attorno al Baron. E una cosa che non abbiamo toccato prima, quello che possono fare Fnatic anche è tankare il Baron molto a lungo e hanno parecchio danno. Hanno Liendry su Cassiopeia, quindi lei scioglie il Baron. In più tra poco ci dovrebbe essere una Blade of the Ruined King su Rek'Sai. Un tentativo di forzare un engage, dato che sono 5 in questa zona e c'è Vlad che sta split pushando, quindi Vlad cerca di spingere il proprio vantaggio in questa draft attirando qualcuno in bot. Se Fnatic avessero trovato un bel engage, sicuramente sarebbero stati molto contenti di combattere. Tuttavia in questo caso vanno a vuoto e di conseguenza Vlad si prende una kill, scusate, una torre e si prende un bel po' di farm. Guardate quanto è buia la mappa per Rogue qua. Nel momento in cui Fnatic decide di ingaggiare, in questo caso resettano, soprattutto per ricaricare le ward e comprare ulteriore spike, però avete visto quanto è pericoloso per Rogue andare solamente a mettere una ward sul Baron. Il Baron verrà comunque abbandonato un attimino perché c'è il terzo drago up, di conseguenza Fnatic vogliono sicuramente assicurarlo, e questo non è necessariamente un buon drago da combattere per Rogue, perché non è un drago che ha un alto impatto preso singolarmente, e invece il quarto drago avrà molto molto più impatto, quindi sarà quello che dovranno assolutamente impedire di fare a Fnatic. Qua vediamo Fnatic che lo iniziano subito, lo cercano di uccidere in fretta così possono dedicare le proprie risorse al topside. E lasciano Nemesis in bot a pushare, dato che è lui che ha il TP al momento, e gli altri possono tranquillamente andare a giocare verso top mid in modo da preparare di nuovo la zona attorno al Baron. Quello che ha fatto Rogue in questo momento è stato molto utile, perché sacrificando il drago e sapendo che non era da combattere, hanno pulito la giungla topside e di conseguenza Fnatic dovranno di nuovo praticamente da zero andare a mettere visione nella giungla nemica. Hanno tralasciato una piccola ward alle spalle di Rogue. Però, diciamo, a parte quello non hanno altra visione. Qua vediamo un nuovo reset da parte di Fnatic nel momento in cui non ci sono wave, di nuovo per ricaricare le ward e comprare eventuali spike, e hanno paura, tra virgolette, che Rogue stia facendo uno sneaky Baron, che è l'unica cosa che poteva magari andare un po' storta in questo reset da parte di Fnatic, e quindi decidono di investire la ulti di Ezreal, che ha un cooldown piuttosto basso, per vedere se il Baron è in corso oppure no. Si accorgono che non lo è e quindi si prendono il tempo di pushare la mid, ruotare con self-main nella giungla. Qua dobbiamo guardare soprattutto la minimappa, proprio questo punto qua che è inquadrato adesso. Vediamo proprio come Rek'Sai adesso prenda la priorità e poi ruoti con i suoi alleati per negare tutta la visione al fiume e eventualmente, se possibile, entrare nella giungla nemica. Guardiamo proprio qua come si muovono. Trinket rosso, piazzeranno qualche control, vediamo che entrano nella giungla nemica a negare visione. La control che ha piazzato Fnatic in questo punto non è del tutto corretta, dovrebbe essere messa un pochino più verso sinistra in modo da vedere anche l'altro pezzo del cespuglio. Il cespuglio ha una forma di L, e mettere la control ward proprio nel centro delle due stanghette della L che si incontrano fa vedere entrambe le stanghette per intero. E adesso vediamo proprio questa lotta attorno alla visione.
I rogue cercano magari di fare qualcosa su Weepo, però questo Weepo è immenso, nessuno lo può buttare giù. Ha una tonnellata di Magic Resist. Certo, c'è una doppia Void Staff nel lato di Rogue, però ci metteranno comunque un sacco a buttarlo giù. Soprattutto Xayah gli farà del danno praticamente pari a zero perché è lontana dallo Spike. Ha solamente un Essence River e un Rapid Fire Cannon, quindi non ha il moltiplicatore dell'Infinity Edge e soprattutto non ha una Swisper o qualcosa di simile, quindi il danno che fa a Weepo è piuttosto ridotto. E questa è proprio la grossa differenza in draft che abbiamo nel momento in cui si fa un fight 5v5, come abbiamo detto, bella frontline per Fnatic, molto debole come frontline per Rogue. Qua vediamo Weepo con un recall un po' rischioso, però quando sei un Ornn così tankoso il recall rischioso non diventa poi così pericoloso, addirittura ne approfittano per cercare di trasformare questo in un teamfight. Una bella ulti di Weepo, un TP immediato da parte di Nemesis. Notare come questo fight si stia vincendo da parte di Fnatic anche senza Rekkles, quindi Rekkles che è sicuramente molto grosso al momento. Non è obbligatorio la sua presenza per vincere questo fight, proprio grazie alla frontline e ai controlli ad area che riescono ad avere Fnatic nel momento in cui si gruppa. Subito dopo aver fatto la kill su Lee Sin, che era proprio il target che volevano fare fuori con un Baron up di vicino, si buttano sul Baron, cercano di zonare i nemici, ottengono il Baron e a questo punto possono o decidere di ingaggiare in 5v4 oppure resettare con il Baron buff. L'engage è davvero debole da parte di Fnatic e quindi Rogue non hanno troppi problemi nel cercare di fare qualche kill e di conseguenza qua Fnatic perde un bel po' di tempo perché devono aspettare che Nemesis respawni per poter utilizzare il Baron buff. Adesso rivediamo se. Ok, questo è il replay della prima kill. Molto interessanti i danni che Ornn prende in questo momento. La sua vita va più su che giù. E subito dopo arriva il TP di Nemesis, arriva anche l'altro TP da parte di Vlad che arriverà nel mezzo del fight. Però notate come in questo momento non ci sia spazio per fare danno da parte dei giocatori di Rogue. Il barile di Selfmade finisce sulla Banshee, peccato perché sennò quella sarebbe stata probabilmente un'altra kill su Larsen. E qua vediamo il fight, quindi il Baron è assicurabile in maniera facile dallo Smite. Subito dopo vediamo l'engage, però Weepo va completamente a vuoto, ha già metà vita, il Lee Sin è fuori dal fight, quindi non può aiutare. E quindi a tutti gli effetti questo è un teamfight, diciamo, con Fnatic che non è nelle sue piene forze, quindi era probabilmente evitabile. E soprattutto, diciamo, l'engage di Weepo doveva essere magari un pochino più solido. Allo stesso modo potevano ritirarsi tutti col Baron Buff. E questo, diciamo, ha fatto perdere loro parecchio tempo. Quindi il Baron Buff è già andato per praticamente metà. Hanno sicuramente controllo di mappa, hanno sicuramente il push. E stanno giocando per il drago, che è la loro anima potente. Quindi se riescono ad ottenere questo drago, i fight diventeranno molto molto più semplici da vincere. Un bellissimo casco da parte di Selfmade che butta via Lee Sin che voleva andare per lo steal e subito dopo cercano un engage in mid lane sapendo di essere più forti nel 5v5. Weepo fa un po' vuoto con l'ariete e con la combo e di conseguenza Rogue hanno modo di scappare. C'è un Lee Sin molto veloce però ingaggiare così frontalmente sarebbe un po' più difficile. Hanno ancora un po' di Baron buff e quindi cercano di pushare e soprattutto di forzare. Infatti in questo caso vedono Vlad bot, sanno di essere in 5v4 sotto torre, testata di Ornn e qua semplicemente i due carry di Fnatic puliscono mentre Weepo si tanca tranquillamente la torre. Addirittura non ci muore nemmeno alla fine, riesce a stare in vita per un sacco di tempo. E questo praticamente è il fight finale dove Fnatic con l'Ocean Drake, scusate, l'anima di Ocean Drake e una comp da teamfighter riescono a asfaltare completamente Rogue in questo teamfight. Quindi qua si conclude la partita. Ho deciso di portarvi questa proprio perché l'early game di Fnatic, per quanto abbiano fatto più di una morte non necessariamente intelligentissima, sono riusciti a giocare il macro game molto meglio rispetto a Rogue e questo ha dato loro la possibilità di snowballare l'intera partita e arrivare al punto dove la partita era praticamente vinta solamente combattendo i nemici, non c'era quasi più nulla che Rogue potesse fare. Grazie a tutti per aver guardato, come sempre lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e nei prossimi giorni vi porterò qualche video in più, in settimana non ho molto tempo, però nel weekend ne ho sicuramente di più, quindi se avete idee su cose da vedere assieme scrivetemele pure nei commenti. Grazie a tutti per aver guardato e alla prossima, ciao ragazzi!